Ben ritrovati di nuovo su Review You. Mi trovo nella mia home gym. So che non è il luogo più adatto per registrare una video recensione a tema campeggio trekking, ma non importa. Vi vado a mostrare questo set di diciamo pentolino e padella più accessori vari acquistato da Decathlon. È ancora impellicolato. Voglio andare ad aprirlo insieme a voi e vedere un attimo com'è. Il modello lo vedete qua, MH500 per due persone. Vi lascio il link diretto per acquistarlo sul sito della Decathlon, ma vi lascio anche qualche link alternativo di set molto carini da campeggio che trovate anche su Amazon, che costano più o meno e comunque hanno magari caratteristiche differenti. Tra l'altro, io fino adesso ho usato sempre un set comprato da Amazon, pentolino, padellino, mestolino in legno, c'era un diciamo cucchiaio di plastica per la zuppa e due diciamo ciotoline per mettere dentro il cibo. Veramente leggero quello, in alluminio anodizzato mi sembra, e ovviamente l'alluminio è più leggero. Questo invece è in acciaio inox, quindi un po' più pesante ovviamente, però devo dire che ho voluto fare il salto di qualità anche per un fattore di resistenza. A lungo termine, l'acciaio inox diciamo che tende ad essere più resistente, soprattutto se lo adoperate su fiamma viva come la fiamma a legna. Partiamo dalle caratteristiche. Viene detto che pesa 1165 grammi. Bilancia a portata di mano, andiamo ad accenderla e andiamo a pesarla. Anche perché tutti quelli che fanno trekking o vanno in montagna sanno che avere qualcosa di troppo pesante poi è spiacevole. 1138 mi segna sulla mia bilancia, quindi pesa un po' di meno di quanto c'è scritto. Poi magari è la mia bilancia che pesa un po' di meno, un po' di più, non lo so. Comunque ci fidiamo. Peso comunque contenuto, ci sono dentro degli accessori che non vi svelo, ma andiamo a guardare insieme e commentiamo poi insieme ovviamente il prodotto. Vado ad aprirlo senza graffiarlo. Un attimo, chiuso la mano destra. Ecco, so, c'è chi a chi piace proprio il fatto di andare a spacchettare, crea diciamo una sensazione di relax, di soddisfazione. Fatemi sapere nei commenti se anche voi piace vedere l'unboxing proprio completo. Ok, allora, prima di tutto questa parte qua in silicone dovrebbe servire sia per tenere tutto compatto, chiuso, come vedete, ma anche per appoggiare la padella incandescente. Però ragazzi, a meno che non siate comunque in campeggio, quindi sul tavolo da campeggio eccetera, ma se lo utilizzate diciamo in un ambiente come un fiume, in montagna, non penso che andrete poi ad appoggiarlo su questa guaina in silicone, ma piuttosto su una pietra o direttamente per terra. Quindi è un po' pesante questo diciamo accessorio. Andiamo a pesarlo, però eventualmente si può anche fare a meno se si vuole risparmiare 64 grammi di peso, e questo si può sostituire magari con una corda molto più leggera. Prima cosa, il padellino, scusate, come vedete c'è la chiusura che ci mostra appunto che se si tira fino in basso è bloccata l'apertura, se no si può sganciare. Andiamo a vederlo insieme. È smaltato all'interno, quindi molto positivo. Dovrebbe servire proprio per da quanto ho capito, allora, l'acciaio inox tende come materiale a riscaldarsi non troppo velocemente, quindi ci impiega un pochettino, anche perché è spesso. Per questa ragione, questa smaltatura all'interno dovrebbe a prova contraria, diciamo, distribuire meglio il calore, quindi permettere anche di cuocere in modo ottimale. Così veniva scritto sul sito, se non erro. Allora, andiamo comunque ad aprirlo. Non ho un cavalletto a disposizione in questo momento, quindi scusate se sono un po' impacciato. Come vedete, si apre.
sganciato così, e poi per andare a bloccare in modo che non scappi si deve andare semplicemente a, adesso vado a rimuovere l'etichetta, si deve andare a spostare questo qua in modo che non si può più piegare, ok? Perfetto. Allora, padellino veramente bello pesante, secondo me quando lo andrò ad usare sopra il mio fornelletto, diciamo dove si mette la legna all'interno che si chiude al libro, sarà veramente ottimale per fare frittate, soffritti e varie. Stavo vedendo se no, non ce l'ho qua a portata di mano. Vi volevo fare magari vedere il fornellino, ma vi lascio il link in descrizione sia del fornellino della Campingas che utilizzo per fare campeggi, trekking a gas, ma anche quello che vi stavo dicendo adesso che si chiude al libro e potete metterci all'interno la legna, è davvero comodissimo, piccolo ma funzionale. Le dimensioni della padella comunque sono, ve le dico subito, vado a guardarle, abbiamo allora la padella con una maniglia pieghevole e bloccabile da 0,5 litri utili, litri totali sono penso simili, 315 grammi e il peso e la dimensione di 19,5 per 4 centimetri di spessore, quindi 19,5 per 4. Andiamo a fare una verifica al volo, tanto per 315, a me segna 309, magari perché la maniglia è un po' fuori, però siamo lì, quindi non è neanche troppo pesante. Primo elemento, lo mettiamo da parte, eccoci qua. Abbiamo queste posate che sono, diciamo, tre posate, da due set da tre posate, ovvero forchetto, cucchiaio e coltello. Vediamo se riesco a togliere l'elastico. Comunque sia, io vi dico già che ho direttamente le mie posate leggerissime in titanio, sia quelle in acciaio ma anche quelle in titanio. Ho fatto anche una recensione, l'avevo comprate su Amazon, veramente comode perché potete aprirle, avere tutto in uno senza quindi avere più pezzi in giro. Queste comunque si richiudono, sono in un materiale di plastica senza BPA, come vedete la dimensione è questa, non sono neanche troppo pesanti, sono leggeri devo dire, e la cosa interessante è che le potete riporre, come vedete che sono messe adesso, direttamente qua, quindi avere tutto ordinato. Ci sta, è un set da due persone, quindi pensato per cucinare per due persone, e ci avete anche le posatine. Io penso comunque che queste qua potrò anche non utilizzarle perché, come vi dicevo, ho le mie posate che pesano meno e praticamente vi lascio il link in descrizione delle video recensioni e dei link di Amazon che trattano questi due prodotti, ma come vi dicevo, proprio la posata con la forchetta, il coltello sul lato e il cucchiaio sotto, un pezzo unico, o se no i tre pezzi in, che si richiudono piccolissimi, anche quelli mi erano piaciuti, in titanio, però vabbè, ci stanno anche questi. Andiamo a vedere invece un altro accessorio, tra l'altro adesso non vado a pesarli, ma diciamo che i due set di tre posate pesano in totale 21 grammi, quindi se volete togliere questi due pezzi siamo già un po' di grammi in meno. Qua praticamente, come vedete, è lo scolapasta, esce di qua l'acqua, e poi avete anche la possibilità di utilizzarlo come coperchio durante la cottura per risparmiare del tempo, anche se resta comunque aperto, quindi non è che va proprio a coprire tutto. Si apre così, io lo sto facendo insieme a voi, quindi se sbaglio perdonatemi. Ecco, si dovrebbe bloccare e automaticamente avrete la vostra pentola pronta all'uso e potete togliere lo scola, diciamo, pasta. È in plastica, sempre BPA free, magari state attenti se lo lasciate vicino alla fiamma, non usate comunque mai le pentole senza aver messo l'acqua comunque da mangiare all'interno, perché rischiate di bruciarle e buttarle via, ma questo in generale. E questo è quindi il coperchio che pesa, ve lo dico subito, 82 grammi. Si può fare a meno? Ma
eventualmente si può fare a meno anche di questo, secondo me, anche perché adesso facciamo una prova al volo. Se voi vedete, poggiate la padella di sopra, a meno che non la stiate utilizzando già per cuocere qualcosa, potete comunque scolare così, o se no non la vi toglie di scolare un po' così senza diciamo far cadere la pasta, magari con una forchetta tenete la pasta, non so, potete ingegnarvi, però è anche comodo se lo volete, non pesa neanche troppo, utile, ci sta, ma si può anche eventualmente togliere in un'ottica di risparmiare peso. Passiamo ai prossimi. Allora, visto che ci siamo, ci sono due tazzine in plastica. Sinceramente io mi porto la borraccia dietro quando vado a fare escursioni, trekking, quindi non avrò bisogno di queste tazzine e quindi bevo direttamente dalla borraccia e questi qua posso, diciamo, farne a meno. I piatti, che sono tra l'altro misurati, possono essere invece utili. Questo devo dire che può essere utile, perché finché mangiate in una persona potete mangiare eventualmente direttamente dalla padella o dalla la pentola, anche se non è proprio consigliato perché si potrebbe graffiare. Quando siete magari in due persone, due piattini non è che fanno male. Sempre plastica dura, sembra anche spessa e resistente. Qua c'è un sottofondo che dà grip, rosso e blu. Comunque anche questi hanno il loro peso, sono due piatti fondi da 0,5 litri, 71 grammi ciascuno, mentre le due tazze da 0,25 litri, non viene detto il peso, ma me lo vado a misurare io. 68, 72 grammi, eccoci qua. Allora, passiamo poi con il finale, ovvero questa pentola, che come vedete è misurata, tra l'altro secondo me hanno stampato la misura all'incontrare, perché io leggo da destra a sinistra qua. Comunque c'è scritto 500 ml, 1 litro e 1,6 litri, quindi questo è quanto potete mettere all'interno. Il manico è di plastica, come vedete, quindi non dovrebbe essere incandescente durante l'utilizzo. All'interno potete mettere pasta, potete bollire, potete fare quello che vi pare. Come vedete è smaltato, quindi sempre per il discorso che vi dicevo prima. Il resto è sempre in acciaio inox. Qua c'è l'etichetta, che è un po' fastidioso rimuoverla, devo dire la verità. Dovrò vedere un attimo come rimuoverla. Tra l'altro c'è anche scritto, guardate, che potete lavarlo direttamente nella lavastoviglie, quindi ottimo, anche veloce da lavare. Davvero interessante. Di questo abbiamo, vado a dirvi le misure. Allora, una pentola con manico pieghevole da 1,6 litri utili, litri totale, non so cosa voglia dire, 400 grammi, ah ok, il peso è di 400 grammi, e 20 cm è il diametro e 9,5 l'altezza. Andiamo a pesare. 409, quindi in questo caso differisce di 10 grammi rispetto a quanto dichiarato, almeno secondo la mia bilancia. Abbiamo poi alla fine questo sacchettino di trasporto, vado ad aprire. Questo secondo me è anche utile, perché se volete eventualmente, come vi dicevo prima, evitare di mettere la parte in silicone, potete semplicemente chiudere tutto qua dentro senza neanche una cordicella. Io vi dico che sinceramente questo set mi ha colpito positivamente. Non sono pagato per fare questa recensione, non mi hanno dato i prodotti gratis, però voglio condividere con voi nel caso appunto aveste visto questo kit sulla Decathlon e voleste comprarlo. Potete comunque avere un quadro generale adesso e farmi sapere anche cosa ne pensate. Ottimo secondo me qualitativamente, non riesco più a parlare ormai a fine video. Il prezzo è di 30 euro circa. Vi lascio comunque in descrizione altri kit, diciamo, per cucinare alternativi, di materiali anche diversi. Questo è raccomandato magari per chi vuole ovviamente cucinare per due persone e cucinare su fiamma viva, quindi gas, legna,
però ovviamente esistono anche quelli per una persona. Uno l'avevo comprato su Amazon, come vi dicevo, vi lascio magari il link in descrizione, e ovviamente cambia poi il peso, la dipendenza del materiale, la resistenza al fuoco e anche ovviamente un discorso comunque di leggerezza o meno. L'acciaio inox di base, come vi dicevo, è un po' più pesante ma anche un po' più resistente rispetto all'alluminio. Questo è tutto. Se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela. Ci vediamo alla prossima review.